l'utile e il dilettevole, attualità e iniziative benefiche. E in attesa di collegarci con Tiziana Rocca, che in questi giorni credo sia ancora impegnata con il Festival di Taormina, io volevo dare il benvenuto alla dottoressa Elisabetta Scala, coordinatrice nazionale responsabile Osservatorio Media Moige, che è il Movimento Italiano Genitori. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi, ben trovati. Buongiorno, allora abbiamo deciso di parlare con lei questa mattina perché so che avete una campagna, avete attivato proprio in questi giorni una campagna di raccolta fondi tramite SMS per i progetti di prevenzione che riguardano il problema che coinvolge tanti ragazzini, ovvero l'adescamento online da parte dei pedofili. E un attimo prima di rispondere davo anche il benvenuto a Tiziana Rocca, che nel frattempo è con noi. Tiziana, buongiorno. Sì, eccoci, ciao Claudio, siamo qui a Taormina, stiamo aspettando Terry Gilliam che sta arrivando, che sarà protagonista di una masterclass molto interessante qui al Palaconvegni. Ieri sera poi abbiamo fatto un connubio molto divertente perché c'è stata la partita dell'Italia e nell'intervallo abbiamo premiato un'italiana d'eccellenza come Ornella Muti. Beh, che bello. Abbiamo premiato Jason Lewis, che è il protagonista di Sex and City, e quindi comunque il teatro era pieno, poi tutti felici perché l'Italia ha vinto. E dopo c'è stata la serata di solidarietà per Haiti, abbiamo festeggiato il compleanno di Lola Pons, di Jason Lewis. Quindi veramente è stata una serata lunghissima. Tiziana, perché... facciamo così, allora, siccome noi dopo abbiamo un altro intervento per parlare proprio di questo, io avevo già dato il benvenuto alla dottoressa... Ah, perfetto, allora è il nostro momento utile. Esatto. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato anche te. Sono amici. Ci conosciamo bene. Eccoci assolutamente. Qua. E le stavo chiedendo di questa campagna SMS che appunto riguarda tanti ragazzini, nel senso che l'adescamento online da parte dei pedofili purtroppo è un problema sempre più presente. Quindi c'è questa campagna SMS, dottoressa, se ce ne parla. Sì, il numero per darci una mano, lo ricordo, è 45509, e nasce questa esigenza proprio dall'emergenza sempre più grossa che riguarda i nostri ragazzi, l'adescamento online. Purtroppo un ragazzo su due che si collega via internet riceve proposte indecenti, diciamo, e 3 su 10 di questi ragazzi accetta un appuntamento al buio. Il 30% ha meno di 15 anni, il che vuol dire che sono veramente ragazzini, piccolini, e purtroppo 200.000 ragazzi circa hanno accettato questi appuntamenti e queste proposte oscene, finendo nelle mani dei pedofili. È un'emergenza grossissima, noi dobbiamo informare i bambini, i genitori, gli insegnanti e farlo quanto prima per ridurre il più possibile questa indegna piaga che purtroppo si sta diffondendo. Ecco, 45509 l'SMS. E volevo sapere se possiamo dare qualche consiglio anche magari ai bambini e giovani che stanno spesso in chat su internet. Come si può riconoscere, se c'è un modo, io non lo so, che dall'altra parte abbiamo a che fare con un pedofilo? Ci sono delle strategie che si possono attuare per cercare di capire se effettivamente dall'altra parte c'è qualcuno che sta tentando di avere un incontro a questo scopo? Beh, la prima regola fondamentale è non dare mai amicizia a chi non si conosce. Questa è la prima cosa che si dice ai nostri figli, e non dare mai in nessuna maniera dati perché si possa risalire a dove si abita, un numero di telefono, la scuola, qualsiasi cosa che faccia capire chi è il bambino, che età ha e dove si trova. Se ricevono qualche messaggio poco chiaro, prima cosa è rivolgersi ai genitori, non aver paura di chiedere ai genitori, a un amico, all'insegnante, non tenere il segreto per sé, non aver paura, perché posso dire... è sulla paura che il pedofilo si basa. Sì. Una cosa che mi viene in mente così in questo momento, perché non accettare l'amicizia non sempre è un consiglio che viene seguito, perché poi avere tanti amici su Facebook fa bello con gli amici eccetera, però nel caso in cui ci si trova in una chat del genere, forse è una cosa che mi viene in mente, quando dall'altra parte viene chiesto un telefono, possono dare quello del genitore, così uno dà il telefono del genitore, quando chiama si trova dall'altra parte un adulto. Non so se è un Questa consiglio potrebbe utile. Potrebbe essere una strategia, però il consiglio forse più valido di tutti è non dare proprio niente. No, certo. Magari rivolgersi al genitore, poi il genitore saprà che cosa fare. Per esempio dare un telefono, rivolgersi alla polizia postale e quindi far sì che magari intervenga, come fanno spesso dei poliziotti sotto copertura, che poi riescono a scovare. E grazie a queste denunce di persone coraggiose, di bambini coraggiosi, di genitori coraggiosi, la polizia ha scovato tante persone. Quindi la strategia
strategia è sempre quella, rivolgersi all'adulto e lui saprà che cosa fare. Bene, allora noi ricordiamo ancora una volta questa campagna SMS che è attiva fino al 3 luglio, 45509, è possibile donare sia con telefono cellulare, è possibile anche da fisso, dottoressa? Sì, anche da numero fisso, anche da fisso. E qualsiasi informazione in più si voglia avere è www.moige.it. E per avere più dati, più chiarezza su come noi utilizzeremo questi soldi, saranno tutti rivolti a campagne che servono proprio a informare bambini, insegnanti e genitori. Questo è molto importante perché le persone che donano, mai come in questo periodo, vogliono sapere dove vanno a finire i propri soldi, quindi è giusta anche la trasparenza da parte vostra. Grazie per essere intervenuta questa mattina su Radio Yes e sicuramente ci sentiremo anche più in là per ricordare ancora questo SMS. Grazie a voi per l'aiuto che ci date. Una buona giornata e io, visto che abbiamo parlato di questo tema così importante, volevo salutare anche David Gramiccioli, che trovate ovviamente la sera a partire dalle 7 con Overture qui su Radio Yes, perché proprio ieri sera abbiamo visto uno spettacolo dove lui è protagonista, che si chiama Ultima Missione, Destinazione Inferno, che tratta proprio di questo tema. Quindi se mai verranno fatte delle repliche sicuramente vi terremo aggiornati. Tiziana, con te invece ci risentiamo tra pochissimo.